c'è una sensazione magica, si percepisce un'atmosfera di sport, di collaborazione e sono tutti amici, sono tutti quelli che hanno partecipato a questo progetto e hanno permesso di realizzarlo. Io da solo non sarei andato da nessuna parte, mi dicono che ci ho messo tanta passione, io la sento come un fuoco dentro. Però questa è la cena importante, è la terza volta che ho avuto il motivo per poterla fare, ho combattuto anche per questo, perché alla fine i risultati si fanno anche per questo. Una serata ricca di amicizie e di emozioni, quella che si è svolta a Policiano per la cena di chiusura dell'Africa Eco Race 2020 organizzato dal team Rossi 4x4, che ancora una volta è riuscito nell'impresa di arrivare fino al Lago Rosa. Un'edizione difficile, io l'ho vista fin da subito che le prove erano tecnicamente più difficili, io le ho affrontate con estremo rispetto perché la natura ha bisogno di essere rispettata, non si può mai fare niente di lasciare niente al caso. Sinceramente mi sono anche divertito di più perché io sono un fuoristradista e quando le difficoltà sono maggiori per me provo più soddisfazione a superarle. Ci sono stati problemi meccanici, ci sono state varie vicissitudini in gara, io le ho affrontate tutte con una serenità quest'anno e un vigore maggiore, mi sono allenato tutto l'anno e nonostante le difficoltà alla fine il sorriso, un gesto dell'assistenza, l'equipaggio e tutti mi hanno comunque supportato, ho sentito il calore, il supporto, una squadra unita e nessuna difficoltà è non superabile e quindi è per me un risultato di tutta la squadra e dei magnifici sette che quest'anno eravamo all'Africa Race 2020. Ma le emozioni sono molto forti, la gara quest'anno era particolarmente dura, molto più dura a mio avviso dell'anno passato e degli anni passati e lo dimostrano i risultati, nel senso i mezzi arrivati alla fine, perché i mezzi si sono decimati, è arrivato poco più di un terzo e quindi vuol dire che la gara non era per niente una passeggiata e noi siamo comunque molto orgogliosi di essere arrivati alla fine, appunto anche per questa difficoltà di gara di quest'anno. Non è stata una passeggiata nemmeno per noi, però anche con le difficoltà siamo riusciti ad arrivare e quindi questo ci rende molto fieri ed orgogliosi. Per il terzo anno ancora una grande emozione, questi ragazzi sono riusciti ad arrivare sul podio, li abbiamo seguiti e ci hanno emozionati. Quest'anno c'era anche la bandiera dell'Arezzo, insomma, all'arrivo sul podio, anche perché sono l'orgoglio della città. Per il terzo anno hanno avuto un ottimo risultato, hanno avuto anche grossi problemi quest'anno perché comunque era molto più difficile la sfida e durante il tragitto, come gli altri anni, sono riusciti anche, come ho detto prima, ad aiutare chi era più in difficoltà di loro. Quindi un esempio per tutti di quello che è lo sport, la passione ma anche la lealtà nello sport e poi sono anche amici, quindi credo che anche l'amicizia e la squadra, il gioco di squadra li abbia premiati. Siamo a dire grazie a tutti che mi hanno permesso di fare questo, è per me un gesto fondamentale, la riconoscenza e la stima per tutti quelli che mi hanno aiutato e sono tanti e li vedete tutti qua.